Vuoi acquistare crediti? Passa da fifaeasy.com, utilizza il codice coupon malati15 per avere l'8% di sconto. Link coupon in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Gio Pispo dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Higuain Upgrade nella terza versione in form con 89 di rating. Partiamo subito. Primo pro, tiro. Tutto del tiro e tutti i tipi di tiro. 92 generale con 96 posizionamento, 97 finalizzazione, 92 potenza tiro, 84 long shot, 90 tiri al volo e 81 di rigori. Con 4 stelle piede debole. 4 stelle piede debole per me non sono né un pro e né un contro, ragazzi, perché con il sinistro, che è il suo piede non preferito, diciamo, non segna come il destro. Per me sono più 3 stelle piede debole. Devo dire long shot anche se 84, in game dimostra un 90. Tiro davvero fantastico e con lui dovete tirare davvero poche volte in porta per segnare il giusto, ragazzi. Ed è un cecchino in area di rigore. Altro pro, controllo palla, fa parte del dribbling 88 con 78 agilità, 65 equilibrio, 90 riflessi, 91 controllo palla e 89 di dribbling con 3 stelle skill. 3 stelle skill, un contro, perché comunque è un giocatore abbastanza agile ed è un giocatore che controlla molto bene la palla. Peccato però queste 3 stelle skill. Ed altro contro, equilibrio. Equilibrio perché in alcune occasioni quando tira o passa perde un po' di equilibrio. Forza fa parte del fisico 79 con 76 resistenza, 89 forza e 55 aggressività. Non è un giocatore particolarmente aggressivo, è una resistenza comunque giusta. Altri valori in carta, velocità 84 con 82 accelerazione e 85 velocità scatto. Devo dire la sua velocità è accettabile, è più di 80, meno di 90, però è comunque un giocatore che non è proprio lentissimo. Altri valori, passaggi 75 con 77 visione, 79 cross, 77 passaggi corti, 60 lunghi e 79 di effetto con 65 calci piazzati. Calci piazzati, dai, accettabilini. Effetto rientra sui tiri a giro e sui calci piazzati ed è comunque un valore abbastanza accettabile. Infatti i suoi tiri a giro sono anche abbastanza precisi e belli secondo me. Un po' meno forse i pallonetti, dai. Cross, vabbè, non è un giocatore col quale effettuerete dei cross. Colpo di testa 88 con 81 elevazione e 99 precisione di testa. Peccato non ho provato la sua testa. Altre note, l'ho utilizzato come attaccante in un 4-3-1-2. Mi sono trovato abbastanza bene. Alternative in base alle statistiche abbiamo Suarez, Lewandowski, Benzema ed altri. Tra le normali ho scelto Benzema perché ha il costo, diciamo, inferiore rispetto a Suarez, che sarebbe l'alternativa migliore secondo me. Tra le leggende ho scelto Scherrer, scusate la pronuncia, perché è sempre questione di costo, di statistiche ci siamo più o meno. Paragoni con le altre versioni, rispetto all'attuale Second Inform con 88 di rating abbiamo un più 11. Invece rispetto all'attuale base che è 86 abbiamo un bel più 33. Io ho provato l'ex base e l'ex versione in form. Devo dire, secondo me sì, c'è differenza tra l'ex versione 85 e questa attuale 89. Con la versione 85 davvero segnavo poco e non segnavo in maniera così spettacolare come ho segnato con questa versione 89. Costo con le altre versioni, il TIF e il SIF, hanno una differenza di 40k. TIF e IF di 65k, TIF e app base 138.000 crediti, TIF e il base con 84 di rating 148.000 crediti. Devo dire una bella differenza di prezzo ed io l'ho pagato 150.000 crediti all'incirca. Questi sono tutti i prezzi per PS4. Dunque ragazzi, la review sta per giungere al termine. Il mio voto finale per questa carta è un 8. Un bel 8 pieno, ragazzi, se l'è meritato, perché è un giocatore che segna, è un giocatore che si propone, è un giocatore che controlla molto bene la palla ed ha anche una sua molto buona, se si può dire, forza fisica. Dunque ragazzi, la review termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Commentate sotto questo video per la mia prossima review che vorreste
vedere su questo canale e consigliateci naturalmente altre review da portare. Noi come sempre leggiamo tutti i commenti. Dunque ragazzi, QGP Sport vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!